Ehi, ma tu pensi di essere una fotomodella o cosa? Messa lì sul ciglio dell'erba così? Ivi. Carina. Cosa sto facendo? Buonanotte. Oddio. Che carina. Questo qua è il sapone tipo magico che ci ha dato Lisa qualche tempo fa quando è tornato Albi a casa. Lisa è mia sorella, per chi non lo sapesse. E lo dobbiamo provare adesso per la prima volta, anziché sui vestiti volevamo provarlo sull'acciaio, perché hanno detto che funziona su acciaio, vestiti, qualunque cosa, anche su Ivi, la possiamo far diventare una chita bianco. E il punto è che noi non abbiamo acciaio né lì né qui. Quindi e dobbiamo anche pulire la friggitrice, quindi testeremo ora. Ok, le abbiamo strofinate un po' e ora le abbiamo lasciate a mollo con un po' di sapone, quello lì. Boh. Nel mentre che lì fa le sue cose, mi sono messo a pulire e sistemare fuori. Adesso ho liberato un attimo il mobiletto, questo qui, e lo sto riempiendo con tutte le bibite per dargli una sistemata. Ci sta. Più che altro adesso che fa un po' più caldo, si riesce a star fuori tranquillamente e quindi si riesce a lavorare anche meglio. Cosa c'è dentro sta roba? Ma tu cos'hai quella faccia da fare? Non ha cambiato la fotocamera? Ok. Ok, decisamente meglio. Dato una pulita io anche questo. Questo qua l'avevo pulito Maya, praticamente come nuovo. Adesso questi qua li possiamo rincastrare e serviva anche questo prima. Adesso sta finendo l'altro, poi lo mettiamo. Comunque guardate che bello. E sì, ragazzi, giuro, non beviamo solo bibite. L'acqua è dentro. E giuro, c'è davvero l'acqua. C'è anche altra bibite, c'è di tutto. Ok, decisamente meglio. Ho passato anche qui un attimo l'idropulitrice velocemente. E qui abbiamo la friggitrice. Non dico come nuova, ma praticamente. O comunque decisamente meglio di prima. Ho liberato anche tutto qui e questo dopo appunto vi ho fatto vedere prima. Ci sta, ho liberato anche un po' lì, manca questo e poi la parte davanti è più o meno a posto. Sto mobile qua in realtà non è da fuori, è quello che avevamo preso per la cucina, ma poi è rimasto fuori. E siccome si era rovinato, infatti vedete che si è alzato qua ancora quest'estate quando stavamo facendo i lavori della cucina e quindi l'abbiamo tenuto fuori, finché tiene tiene, poi si butta via. E dopo aver finito fuori, mi sono messo a finire le cornici delle porte. Il bagno ovviamente va ancora pitturato, quindi quella parte lì è da sistemare, però tutte le cornici sono tagliate e appoggiate. Adesso vedrò di fissarle appena abbiamo finito di pitturare tutto quanto. Siamo pronti per tornare di nuovo al compleanno. Ho fatto partire la clip in modalità cinematografica, quindi ho lo sfondo sfocato. Comunque qui decisamente meglio. Ho sistemato anche la roba dei cagnolini lì dentro e manca solo quella sopra il mobiletto, ma in realtà quello va tolto. E poi un giorno puliamo anche tutta la griglia e tutto il resto. Però secondo me è venuto bene. Maya, che dici? Sono Andiamo. super stupita di questo. Questo è uno dei regali che mi ha fatto Alvi per San Valentino, ovvero un kit per fare il bubble tea. Qui abbiamo tutto il necessario, che a quanto pare è tè, che però mi delude perché è veramente poco, cioè è 30 grammi di tè. Io non so quanto ce ne voglia di più o meno, mi sa una dose è 12-15. Sciroppo, credo sia tipo ai frutti esotici, lo vedete anche qua. Quindi tè sciroppo. E poi qui abbiamo le bubbles al fruit passion e al mango. E tutto questo dovrebbe permettere di creare un buonissimo bubble tea. Che sapete che sono amante del bubble tea. Dice preparare il tè lasciandolo raffreddare. A me però non piace fortissimo, quindi ecco qua. Dai, va bene. Lo lasciamo 3 minuti a mollo e poi lo dovrò filtrare in qualche modo. Comunque, fanciulli, in questi giorni che non ci sono stata, cosa avete fatto? Avevo dimenticato che questa è una borraccia. E pensate che questa borraccia tipo costa quasi 30 euro e non è nemmeno chiusa, come si dice. Avete capito? Ma no, non va messo un litro. Dove l'hai letto un litro?
Oddio, non è che era un litro nel in tutto il tè? Aspetta, sì, devo mettere un litro. Vedi? Allora, qua non abbiamo problemi di travasare. Grazie. Che il coso era fatto in quel modo lì. Io non avrei fatto il tè così, ma avrei trovato un modo di fare un tè dolce tipo. Devi prendere il tè nero che è meno Poi ci metti lo sciroppo. amaro del tè. Cosa vuoi fare? È stupido. No! Cazzo, questo è Ho buonissimo. capito, Alvi, ma è poco! Ho capito, non l'ho bevuto, mi sono bagnato. Raga, quello è buonissimo. Lo stai sprecando, messo lì dentro. Ma non è vero! Sprecato Ma malissimo. non Non è metterne vero! mai più. Ok, ecco qua. La nostra bevanda fancy. Togli la. Lo taglio io, la webcam. Vieni più in Sono qua. palline di boba, bubble tea. Non mi guardare a me. Secondo me ci voleva ancora un po' più di sciroppo. Ma yeah. Allora, il punto è che hai messo dello sciroppo nell'acqua sporca. Ok? È super amaro il tè. O zucchero. No, allora, facciamo una cosa. Senza sprecare niente. Questa roba qua la buttiamo via. Se vuoi bertela, te la bevi tu a parte. Tu vuoi un tè diverso per fare il tutto? Troviamo un. Cioè, in realtà lei secondo me è tipo un ibrido tra una Akita e uno Shiba, perché ha delle dimensioni un po' strane per essere una Akita. Sì che ha un anno ancora. Fammi allora mettere un po' di questo anche qua. No, vuoi usare lo sciroppo? Sei Scusa, no, scusa. buona. Sei buona. Allora, a me non me l'ha voluto far usare. E lui per Ho tipo. messo un goccio. E lui Abbiamo per. Instagram. Lei gittola Exo. XO e io Blink46YT. Cioè, tu hai fatto fusti e No. No, sciroppo? è fusti, questo è sciroppo. Chissà come starebbe il fusti con le perle di boba. Allora. Fammi Se sentire. io non sono un genio, non so cosa sono. Perché bevilo, non sa da fusti, non sa di fusti, non sa di quella sbobba lì. Si è fatta male. È quasi perfetto. Ci vorrebbe un po' meno amaro del tè verde. Ah, okay. E niente, vai a far partire l'allarme. In realtà ha fermato la registrazione perché c'è anche quello di movimento. Non me l'avevi detto che l'avevi attivato, cosa ne so io? Vabbè, andiamo di nuovo al compleanno. Comunque io ho un déjà vu. Questo posto me lo ricorda, mi ricorda qualcosa. Comunque c'è il mondo, praticamente abbiamo questa tavolata qui più tutta quella di là. Siamo non so quanti, almeno 30. Sono spostato così abbiamo un po' più di spazio. Questa sera hanno fatto anche la musica dal vivo per la prima volta, ma non ho capito bene. Non so per quale motivo, ma è messo in palata da un po' così, questa faccia qua. Davanti a una. È arrivato il cibo, l'esplosione sta degenerando. E poi ci sono io che non conosco nemmeno la canzone perché ormai ascolto soltanto K-pop. E chi resta lì con questa faccia da idiota? Quindi Maya, come si dice? Aspetta. No, no, come si dice? Come si dice? No, che ha una vita. Proprio, ragazzi, la vita fa schifo, sappiatelo. So che ci sono molti giovani tra di voi, ma la vita è uno schifo, Come si proprio uno dice? schifo. Maya, come si dice? Che devo stare più attenta quando ti faccio fare le promesse. Che non ti Perché vi ricordate questa promessa? Ci provo. Allora, no, allora, prometti, è l'ultima TV finché non ti liberi almeno di uno degli schermi che abbiamo. Perché, cioè, vi rendete. Ok, e già qui era la prima sconfitta in un certo senso. Ma la vera è qua.
Alvi, non deve entrare più da questa casa finché non ti liberi di uno di quelli. Nessuno schermo TV, no, nessuno schermo no, o TV no, più grande di 50 pollici. 50 pollici, ha detto. Voglio piangere. Quindi 47-27 vanno bene.